Si conclude con un lieto fine il sit-in dei lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa Martina 2000 ai piedi di Palazzo di Città a Barletta. Questi 8 lavoratori garantiscono il servizio d'assistenza domiciliare agli anziani e ai diversamente abili della città nell'ambito territoriale dell'ufficio di piano sociale di zona di Barletta. Ad intervenire a difesa dei lavoratori era stata la CGIL che lamentava il mancato pagamento di diverse mensilità. È una situazione insostenibile. In queste ore abbiamo ricevuto riscontro formale sia della cooperativa che asserisce la regolarità di non aver pagato gli stipendi per problemi, diciamo, collegati alle emergenze e a quant'altro, e la risposta del comune di Barletta che diciamo, si è mostrata attenta alla problematica da noi sollevata a tutela dei lavoratori e di un servizio pubblico essenziale, inviando una nota appunto alla cooperativa Martina 2000 nel salvaguardare e tutelare il rispetto nel pagamento degli stipendi. I lavoratori e le loro famiglie, molti dei quali o per rate di mutuo non pagate o per altro, si trovano a dover pagare interessi di mora, quindi una tassa sul lavoro che naturalmente è inconcepibile. La risposta del Comune di Barletta nelle parole dell'assessore alle politiche sociali Maria Anna Salvemini, che ha incontrato i lavoratori. Il comune ha sempre erogato i soldi alla cooperativa. È una situazione in primis dalla quale già siamo venuti fuori. Nella fattispecie della vicenda, noi ieri abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte del sindacato, comunicazione davanti alla quale subito ci siamo attivati nel contattare la cooperativa menzionata di riferimento e chiedere spiegazioni nel merito. Caso strano, alla data del 2 giugno erano stati versati tutti gli stipendi ai dipendenti fino alla mensilità di aprile. Il Comune è sempre stato puntuale nel pagare alle cooperative, quindi laddove qualcuno possa insinuare che il mancato e il ritardato pagamento ai danni degli operatori dipenda dal mancato e ritardato pagamento del Comune, cioè, assolutamente sottolineo che non è così. Siamo nella più totale disponibilità e di qualsiasi genere di problematica, garantendo un'adempienza totale dal punto di vista dei nostri settori e non solo.